Buongiorno, sono Roberto Casaccia, sono biologo specializzato in scienze dell'alimentazione e oggi vi parlerò brevemente del kombucha. Il kombucha è un fermentato che ha come base il tè. Poi vedremo le varie tipologie di tè che si possono usare e la sua origine si fa risalire all'incirca al secondo secolo a.C. nella regione della Manciuria, quindi nel nord-est della Cina. Successivamente, con le rotte commerciali, questo prodotto si è poi diffuso in Asia e successivamente in Europa. La fermentazione del tè è resa possibile grazie a una cultura di microrganismi che comprende sia batteri che lieviti e prende il nome di SCOBY, Symbiotic Cultural Bacteria and Yeast. Il suo consumo negli ultimi anni è aumentato perché è stata un po' riscoperta e le vengono attribuite molte proprietà salutari che adesso andremo brevemente ad esaminare. Una premessa soltanto: per avere diciamo, il massimo delle proprietà salutari e per avere questi effetti, il kombucha va preparato in condizioni igieniche adeguate, quindi ricordiamo sempre il corretto utilizzo delle attrezzature e il lavoro in ambiente sano. Bene, due parole anche sul gusto, perché kombucha non ci dà soltanto componenti salutari, ma è anche buono da consumare, da bere. Il gusto è particolare, leggermente effervescente e leggermente acido, quindi direi che è un ottimo drink rinfrescante. Queste proprietà sensoriali possono essere modulate, possono essere variate seguendo, diciamo, i vari giorni di fermentazione, perché le proprietà cambiano a seconda della durata della fermentazione, quindi chi prepara il kombucha può ben tarare quelle che sono poi dopo le sensazioni gustative che andrà a proporre. Vi dicevo, il kombucha è un concentrato di microrganismi buoni, positivi. Tra i batteri troviamo soprattutto degli acetobatteri, compresi anche i gluconobatteri, che quindi fanno anch'essi la fermentazione acetica, dei lattobacilli, mentre invece tra i lieviti troviamo tutta una serie di saccaromiceti e altri lieviti. La cosa interessante è che questi lieviti e questi batteri operano in simbiosi. E la cosa interessante è che proprio la complessità di queste fermentazioni, di queste interazioni fra batteri e lieviti, conferiscono al kombucha le sue proprietà. Come vedete, molto schematicamente, le fermentazioni che avvengono sono varie e numerose, perché abbiamo contemporaneamente sia la fermentazione alcolica, sia la fermentazione lattica, sia la fermentazione acetica, quindi con produzione di numerose sostanze che hanno ciascuna i suoi effetti, i suoi pregi. In particolare, questi batteri del genere Gluconobacter vanno a produrre, non potendo fare un'ossidazione completa dell'acetato, vanno a produrre del gluconato, che poi vedremo si tratta di una sostanza che può avere interessanti risvolti dal punto di vista della salute.
Poi che altro accade? Accade che, come nelle fermentazioni, ad esempio, dello champagne, accade che i lieviti muoiono, vanno incontro a un'autolisi e questa autolisi libera vitamine, libera sostanze aromatiche di grande interesse. Un'altra particolarità delle fermentazioni che avvengono nel kombucha è la produzione di cellulosa. Infatti, come si può vedere anche dall'immagine, si viene a formare sulla superficie un biofilm composto prevalentemente da cellulosa prodotta da questi microrganismi. E si tratta di una cellulosa un po' diversa da quella delle piante, più sottile e con una maggiore capacità di trattenere l'acqua. E questa è un'altra proprietà che può rivelarsi utile per la salute dell'uomo. Facciamo un passo indietro perché abbiamo detto che la kombucha deriva, viene preparata a partire dalla materia prima tè. Che tè si può usare? Tutti quanti i tipi di tè, quindi si può fare una kombucha a base di tè verde, che è quello che come sapete non è fermentato, a base di tè nero, cioè di tè fermentato, le cui foglie vengono fatte preventivamente fermentare, oppure di tè oolong che possiamo considerare un po' una via di mezzo, quindi con una fermentazione breve delle foglie di tè. Come ben sapete, il tè stesso ha notevoli proprietà salutari, perché nel tè, gli studi sul tè sono molto numerosi e molto antichi, perché sul tè abbiamo visto la presenza di numerosi polifenoli, quindi flavonoli, flavonoidi, epigallocatechina, epicatechina e così via, tutte sostanze con un elevato potere antiossidante e quindi con la capacità di ridurre e di neutralizzare i radicali liberi, con tutto ciò che ne consegue dal punto di vista della salute, tant'è vero che il consumo di tè è stato associato a effetti sulla riduzione della crescita delle cellule cancerose, sul miglioramento delle malattie cardiovascolari, in particolare agendo sulle LDL, proteine, lipoproteine, e quindi sul colesterolo e sulla pressione del sangue. Quindi già la materia prima, la materia di partenza, ha notevoli proprietà salutari. La cosa interessante, molto interessante per ciò che ci riguarda, è che a seguito della fermentazione provocata dallo SCOBI, il kombucha combina le proprietà salutari del tè e le potenzia a causa appunto dei nuovi componenti che si vengono a formare al suo interno. Infatti, dopo la fermentazione, il kombucha diventa un cocktail veramente di componenti chimici che comprende alcuni zuccheri, comprende i polifenoli del tè, acidi organici, fibra, una piccola quota di alcol etilico, all'incirca si ritiene 5,5 grammi litro su 20 giorni di fermentazione, che poi va diminuendo, amminoacidi, elementi minerali come il rame, il ferro, il manganese, lo zinco, vitamine solubili, soprattutto del gruppo B, sostanze ad azione antibiotica ed enzimi. I componenti presenti in maggiore quantità ovviamente sono gli acidi come acido acetico, gluconico e glucuronico. Tra tutti questi agenti, tra tutte queste sostanze, quelle su cui voglio un attimo focalizzare l'attenzione, proprio per i loro effetti sulla salute, sono gli acidi glucuronici. Gli acidi glucuronici giocano un ruolo molto importante a livello di detossificazione epatica, perché si vanno a combinare con le molecole tossiche e favorendo così la loro eliminazione. Hanno anche la capacità di aumentare la biodisponibilità dei polifenoli, che abbiamo detto appunto hanno azione salutare, e regolano anche, come dire, le quantità di
sostanze steroidee, facilitando l'eliminazione se in eccesso, oppure migliorando il trasporto e la biodisponibilità se c'è maggiore necessità di queste sostanze. L'acido glucuronico è un importante step nella produzione di alcuni polisaccaridi e glicoaminoglicani, in particolare nella produzione di acido ialuronico, condroitina ed eparina. Come ben sapete, l'acido ialuronico e la condroitina hanno un ruolo fondamentale nelle nostre articolazioni e quindi una loro presenza abbondante ci consente anche di prevenire problemi come possono essere quelli come dire, dell'artrite, ad esempio, o di altri problemi articolari. Il glucuronato è un precursore della vitamina C, quindi il kombucha favorisce la produzione di vitamina C. E poi un'altra sostanza interessante, abbastanza simile, è il DSL, anch'esso derivato dall'acido glucarico, e anche questo è una molecola, anche questa è una molecola molto promettente che sembra avere grosse capacità di antiossidante. Quindi al kombucha vengono attualmente attribuiti, ma sulla base di numerosi, di decine e decine di lavori scientifici, tutta una serie di proprietà salutari, quindi attività antimicrobica. Miglioramento delle funzioni del fegato e gastrointestinali, stimolazione del sistema immunitario, miglioramento delle funzioni del sistema nervoso centrale, attività antinfiammatoria, attività detossificante, antiossidante. Si è visto che va ad inibire lo sviluppo e la progressione delle cellule cancerogene. Agisce nelle malattie cardiovascolari, riducendo il colesterolo e la pressione del sangue, agisce sul diabete, in particolare sulla glicemia e sulla glicemia postprandiale, può essere utile nelle malattie degenerative e non dimentichiamoci che tutta questa abbondanza di flora microbica e anche la produzione di cellulosa svolgono un ruolo importante come prebiotico e come probiotico. Gli studi sono tanti, sono studi che addirittura cominciano a datare intorno al 1925 e diciamo le notizie che vi sto riportando sono notizie che si riferiscono a studi anche del 2018-2019, quindi c'è molto, come dire, un gioco di parole, c'è molto fermento intorno alle proprietà del kombucha. Come vedete nella parte bassa destra della slide, ecco, queste sono le sostanze, sono quelle che un po' già vi ho detto, a cui possiamo attribuire i maggiori benefici, quindi acido glucuronico, vitamine B, del complesso B, acido acetico, polifenoli, fenoli e acido folico. Qui vi ho riportato, ma insomma, molto brevemente, quelli che sono alcuni studi recenti e se ci date uno sguardo, adesso non ve li sto a leggere per non annoiarvi, ma se ci date uno sguardo trovate veramente effetti positivi del kombucha in varie situazioni, dal diabete fino addirittura alla protezione contro le radiazioni elettromagnetiche. Questo invece è uno studio particolare, così ve lo riporto perché mi sembra molto interessante, di un kombucha preparato non a base tè, ma a base Salak, cosiddetto snake fruit. Uno studio indonesiano, questo si tratta di un frutto molto diffuso in Indonesia,
e che va a comparare l'attività del kombucha di snake fruit con il tè e con la metformina. La metformina è il farmaco di prima scelta nel trattamento del diabete. Ebbene, questo studio ha dimostrato che il kombucha preparato a base snake fruit può sostituire addirittura la metformina come terapia del diabete. Insomma, sembrerebbe proprio che questo kombucha, questo è un po' che vedete, un po' una tabella riassuntiva, sembrerebbe proprio che questo kombucha sia assolutamente un'ottima bevanda per la nostra salute, una bevanda da consigliare. C'è qualche, come dire, ancora qualche perplessità, ma è normale, nel mondo scientifico le certezze è sempre bene non averle mai. Infatti, i ricercatori si fanno ancora delle domande, cioè ci sono ancora comunque delle questioni aperte, soprattutto perché gran parte degli studi fatti finora sono studi o in vitro e quindi anche in vitro su tessuti umani, oppure sono studi fatti su animali. Quindi c'è ancora molto da studiare, ma come dire, questo è normale, fa parte del gioco e ben vengano ulteriori studi sul kombucha. Per quanto mi riguarda, la mia opinione attualmente è questo, che sicuramente l'uso del kombucha nei cocktail è un qualcosa degno di nota ed è sicuramente un ottimo modo di ridurre la componente alcolica e di creare nuovi sapori. Probabilmente anche di migliorare la salute del consumatore, visto che le proprietà del kombucha addirittura sembrano essere superiori a quelli del tè, a quelli del materiale di provenienza. Con questo vi saluto e grazie.